Ma come sono state girate le scene di sangue in Shining? Pellicola del 1980 a tema horror diretta da Stanley Kubrick e tratta dal libro di Stephen King, ha riscosso un grandissimo successo per quanto riguarda le scene di sangue in maniera eccessiva. E oggi ve ne andrò un po' a parlare. Infatti, se siete incuriositi, rimanete a guardare questo video. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Innanzitutto, tendo a precisare che Stanley Kubrick ha una precisione maniacale per le sue scene, infatti tende a ripeterle, ripeterle, ripeterle finché non raggiunge la sua perfezione, ovvero quello che pensa sia il prodotto finale che vuole arrivare al cinema. Quindi è molto maniaco da questo punto di vista. E paradossalmente una delle scene che ha sconvolto un po' il film l'ha girata soltanto 3 volte. Sto parlando della scena della cascata dell'ondata di sangue che fuoriesce dall'ascensore dell'Overlook Hotel, una delle scene abbastanza più d'impatto nella pellicola. Ma nonostante tutto, per allestire questa scena iconica ci sono venuti la bellezza di 9 giorni, ragazzi. 9 giorni. 9 giorni in cui, quando veniva vista questa cascata di sangue, il nostro Stanley continuava a dire di non ritenersi soddisfatto. Però alla fine il prodotto finale è qualcosa di stupendo. Ci furono poi dei problemi con la distribuzione dello spot, del trailer, perché la Motion Picture Association of America vietò la distribuzione del trailer, dello spot, in vari stati perché c'era troppo sangue. Però il nostro Stanley riuscì a convincere attraverso vari studios che si trattava di acqua rugginosa, che nella messa in scena sembrava moltissimo sangue, e quindi riuscì così a facilitare la produzione e la distribuzione di queste scene. Nonostante tutto, la potevano vedere anche i minori, non è che fosse il massimo, però, data questa risposta che il nostro stile riuscì a dare agli studios, riuscì comunque a facilitare la distribuzione. Diciamo che lui intendeva il suo rosso che appariva nel film in senso metaforico, quindi poteva dare del rosso ai tappeti, al bagno, al sangue, che comunque era tutta una metafora. Anche il fatto dell'hotel, l'hotel. La parola rosso vuol dire colorato, e colorato è proprio lo stato in cui si trova quell'hotel. Quindi parliamo un attimo di un senso metaforico che non è inteso come un fattore di sangue, ma anche come tutta un'altra cosa. In base alla scena del film, ti fa capire attraverso la metafora del rosso a cosa lui vuole andare a parare. In ogni caso, colore metaforico a parte, il nostro Stanley ha voluto utilizzare dai 200 ai 300 galloni di sangue finto solo per la scena dell'ascensore, quindi immaginatevi quanta importanza lui ha dato a quella scena. Impressionante. Tra l'altro, nelle sue scene ci sono anche varie chicche, chicche a livello registico. Ricordiamoci anche la scena in cui il nostro Jack sta dando dei colpi alla porta, non quella che spacca con l'ascia, un'altra, quella in una delle scene più nella parte iniziale, in cui lui dà dei colpi alla porta per entrare dove c'è sua moglie. E il nostro Stanley che riprende la scena dal basso, proprio lui stesso con la cinepresa lì da sotto, che viene l'inquadratura del nostro Jack Nicholson vista dal basso. Quindi pensate quanto è maniacale nelle riprese. E quindi niente da ridire su questo grandissimo regista venuto a mancare alla fine degli anni 90. Ebbene ragazzi, comunque sono arrivato alla fine di questo video. Spero che queste curiosità vi siano piaciute e ve ne diremo anche molte altre più avanti. Se avete qualche idea, scriveteci nei commenti, così noi vi verremo incontro. Ricordatevi anche di seguirci sui social, siamo su Instagram e Facebook, dove ogni giorno pubblichiamo video, post su attualità di film e serie TV. Quindi rimanete aggiornati perché noi siamo sempre lì per darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Ricordatevi anche di seguirci su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto. Noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!